Oh! Oh! Ma che abbiamo mangiato qualche volta insieme? Per carità! Vieni qua, che è un telegramma? Eh sì, ma qui non ci sta nessuno, me lo riporto indietro! Che ti riporti? Se è un telegramma sarà una cosa urgente, no? Ma te che ti frega? Peggio per lui se non ci stanno! Calma, come non c'è? Quello è uno studio dentistico, a quest'ora che vuoi che lavora qualcuno? E io sono stronzo allora! Posso accendere tu, buon uomo? Su, dammi questo telegramma! Guardi, ordine tassativo, nemmeno un portiere ce lo do, va bene? Oh, che cosa gridi? Che bello portiere a posso dare? Sono io, dottor Pischella! E perché non me l'ha detto prima? Scusi, non mi sarei mai permesso, io si figuri, non ci faccio mai... Fuori le prove! Senti, ragioniamo con calma, guardiamoci negli occhi. Vabbè, lascia perdere, non guardiamoci. Dunque, che cosa ci vuole a capire? Che se quello è uno studio dentistico con annessa abitazione, ci sarà un'abitazione con annesso studio del coso, chiaro? No! Scusa un attimo, Non disputo questo. Oh, ma questo è tutto scemo, è tutto suonato! A proposito di suonare, qua ci riprovo. Forse stava acceso. Sentite, sono il dentista. Telegramma, dottore. Dottore, sa lì di fronte c'è uno, è un po' così, che la somiglia tale e quale a lei, spiccicato proprio, dottore. Sì, sì, è il mio fratello gemello. Solo che povero disgraziato è stronzalo. Lo sai che fa di professione? No. Il porta telegramma. Come me? Uguale. Arriverò domani da Milano, ore 10, stop. Zio Saverio. Ah, zio Saverio è lo zio della zia. Chi cazzo è zio Saverio? Ma sei sicuro che non fa male? Ma no, è una stupidaggine! Che è sta roba? Questa è per prendere lo stampo per vedere dove manca il dente. Non ti preoccupare, tu stai tranquillo. Sei proprio sicuro che non fa male? Ma sì, è morbida! Non muovere la lingua, ci penso tutto io. Così. Fatto. A posto. Stringi. Stringi. Guarda a destra. Guarda a sinistra. Guarda per aria. Mettete questo. Peppino, è mezz'ora che ti chiamo. Sordo sei? C'è zio Saverio di là che ti deve parlare. Sì, sì, ora vado, dottore. Che stai facendo? Niente, ho preso l'impronta al signore. E sbrigati che il tempo è in gelsa. Ecco, buongiorno. Apra la bocca, così. Ammazzelo, quanto è duro. Per forza, chissà il tempo che le lasciate, è indurito. Sì. Non le fare più queste cose, le faccio io. Sì. Mi scusi, sa, pugile, non è pratico il disgraziato. Ora ci pensa il dottore? Maria Benedetta del Ringoronete, che hai combinato qua? E io niente! Dove hai preso l'imbasto? È lì, nel secondo cassetto! Quello è cemento armeto! Tu, scusa, pugile! Ecco. Ma dottor, forse è meglio che vado dallo zio Saverio. Sì, è meglio, sono disperso, le ossa a capocollo. Stai buono, non ti lamentare, che un bel ragazzo come te... in fondo, vedi che c'è un pezzo di denti che ci avevi. Che ti frega, li cambiamo. Nuova protesi, nuova vita, 8 milioni te la cavi.